Salve a tutti da Giusy, oggi preparo una schiacciata di patate e broccoli. Gli ingredienti che ci occorrono sono 250 g di farina di semola rimacinata, 125 g di farina 00, 10 g di sale, 10 g di zucchero, 20 g di strutto, una bustina di lievito di birra secco e 200 g di acqua circa. Per il ripieno da preparare il giorno prima ci occorre 500 g di patate tagliate a fettine, 500 g di broccoli tagliate a fette le cime più grosse che io ho già fatto sbollentare per 10 minuti, 60 g di olive greche tagliate a pezzetti, 2-3 cucchiai di passata di pomodoro, un pizzico di origano, 400 g di formaggio tagliato a fette, sale quanto basta, pepe quanto basta e qualche cucchiaio di olio evo. Quindi andiamo a preparare. Andiamo a cuocere le patate. Riscaldiamo il forno a 200 gradi statico. Dopodiché ho preso una pirofila, spruzzo dello staccante, così le patate non si attaccano, e distribuisco le patate. Metto qualche cucchiaio di pomodoro, così tanto per colorarle un po'. Un po' di sale, un po' di origano, se vi piace, altrimenti potete non metterlo. Dopodiché di nuovo mettiamo delle altre patate. Un altro po' di pomodoro. Un altro po' di sale. Quindi facciamo questi strati così, di patate, pomodoro, sale e origano. Dopo aver finito di mettere le patate a strati, mettiamo qualche cucchiaio di acqua. Due, tre cucchiai d'acqua. Qualche cucchiaio di olio evo. Io ne metto due. Dopodiché sistemiamo di sale, metto un altro po' di origano e un pochino di pepe nero, poco. Li andiamo a mettere in forno per circa 20 minuti. Eventualmente giriamoli un po' senza romperli. Dopodiché li usciamo dal forno, li mettiamo in uno scolapasta e li lasciamo raffreddare completamente, come abbiamo fatto con i broccoli. Ho fatto bollire per 10 minuti, li ho messi a scolare, li sto facendo raffreddare. Adesso facciamo le patate. Una volta cotte li mettiamo in uno scolapasta, li lasciamo raffreddare completamente, dopodiché li mettiamo in frigo. E questo è il condimento che ci serve per l'indomani per fare la schiacciata. Adesso andiamo a cucinare le patate. A dopo! Nel boccale metto l'acqua, il lievito e lo zucchero. Aziono il bimby, 2 minuti, velocità 4. Aggiungo lo strutto, la farina di semola, la farina 00 e il sale. Aziono il bimby, 5 minuti, velocità spiga. Quindi ho messo un po' di farina sul tavolo, l'impasto è pronto. Lo metto sul tavolo. Non mettiamo molta farina sul tavolo, perché già l'impasto è bellissimo. Quindi formiamo una palla. Spennello il contenitore con un po' di olio. Prendo l'impasto, lo adagio, copro con un canovaccio e lascio lievitare per 2 ore. A dopo. Quindi sono trascorse le 2 ore di lievitazione. Ho messo un po' di farina sul tavolo. Metto
l'impasto, mettiamone poca farina, quindi lo divido in due pezzi, dopodiché lo vado a stendere col mattarello in base a come la vogliamo fare, o rettangolare o rotonda. Io vorrei farla rettangolare. Adesso prendiamo la pasta, prendiamo una teglia da forno con carta forno, metto la pasta, la sistemo e adesso prendiamo gli ingredienti che abbiamo preparato il giorno prima, le patate, i broccoli, il formaggio e le olive. Quindi una volta stesa la pasta, facciamo uno strato di patate, facciamo attenzione a lasciare un po' il bordino libero. Dopodiché facciamo uno strato di broccoli. Io vi ho dato il quantitativo, però poi voi fate a piacere vostro, naturalmente. Ne potete mettere di più, di meno, insomma come più vi piace. Vi ricordo di preparare il ripieno il giorno prima. Dopodiché facciamo uno strato di formaggio. E uno strato di olive. Quindi fatto questo, mettiamo da parte. Prendiamo l'altro pezzo di pasta e stendiamolo come abbiamo steso quella prima. Questa va messa di sopra. Ok, anche questa pasta è pronta. Riprendiamo di nuovo la pasta con il ripieno e stendiamo questa di sopra. Quindi copriamo tutto. Dopodiché sigilliamo tutta la pasta così, altrimenti fuoriesce il ripieno. Insomma, è un po' rotonda o un po' rettangolare. L'importante è, come mi diceva un'amica che mi segue, il risultato, che è ottimo, naturalmente. Quindi dopo aver sigillato tutto il bordo, mettiamo di nuovo il canovaccio e lasciamo riposare ancora per 30 minuti. Trascorsi 30 minuti, preriscaldiamo il forno a 200 gradi statico. Quando il forno è caldo, inforniamo e lasciamo cuocere per 30-35 minuti, quando vediamo che la superficie è dorata. A dopo! La schiacciata di broccoli e patate è pronta. Ed ecco pronta la mia schiacciata di patate e broccoli. Alla prossima ricetta, ciao!